Nel corso degli anni si è sempre paragonato il Bitcoin all'oro. Si dice e si diceva che il Bitcoin è l'oro digitale. Ma come possiamo quindi veramente confrontare le caratteristiche del Bitcoin in relazione alle caratteristiche dell'oro? Il Bitcoin può proteggerci dal rischio inflazione, cosa che ha fatto per anni l'oro? Che rischi ci sono? In questo video proviamo proprio a fare un confronto tra Bitcoin e oro, cosa li accomuna come strumenti di conservazione della ricchezza. Come al solito l'invito è quello di iscriverti a questo canale per rimanere aggiornato su tutte le playlist, perché non parlo solo di questi argomenti, ma altri argomenti che puoi andare a vedere all'interno del canale. Il primo argomento di cui dobbiamo parlare è la fiducia. Se siamo in tanti a credere che un bene è prezioso, allora il suo valore aumenta. E questo è il punto in cui l'oro ha un estremo vantaggio rispetto al Bitcoin. È un chiaro vantaggio dell'oro rispetto al Bitcoin. Monete, gioielli, opere d'arte e quant'altro. Sappiamo il valore riconosciuto comunemente da parte di ognuno di noi rispetto all'oro. Bitcoin, perché è nuovo, ha 10 anni, non ha questo vantaggio. Da questo punto di vista ci vorrà un po' più di tempo affinché Bitcoin dimostri questo tipo di qualità come strumento per la conservazione della ricchezza. Lo vedremo, e questo secondo me dipenderà molto dall'ascesa dei vari attori in campo nel mondo delle criptovalute. E mi riferisco alle grandi aziende tecnologiche che stanno scendendo in campo con tanti progetti. Abbiamo parlato di Libra, di Facebook, di Telegram, di Amazon, di Google, di Apple. Il secondo punto, la seconda caratteristica che dobbiamo analizzare è la portabilità. E qui in quest'area il Bitcoin ad uscirne vincitore. Bitcoin è un asset non fisico, può essere inviato, ricevuto da qualsiasi parte, e invece l'oro è un po' più difficile da spostare. Immaginate di portare con voi 10 kg di oro in un viaggio aereo da una parte all'altra del mondo. Bitcoin funziona fuori dal sistema bancario tradizionale e quindi è più facile da comprare, vendere, scambiarlo. Si possono fare pagamenti oltre confine molto veloci. L'oro invece deve essere immagazzinato, lo devi mettere in una cassaforte, lo devi nascondere, lo devi mettere da parte. Oltretutto, vi ricordo che l'oro nella storia è stato più volte rastrellato. Sì, cioè sto parlando proprio di confisca, è già successo nel corso della storia. Per quanto riguarda invece Bitcoin, se vogliamo fare un'analogia sulla confisca, abbiamo l'esempio della Cina che ha tentato di bloccare più volte il Bitcoin, o meglio l'accesso al Bitcoin da parte degli utenti, ma ad oggi non è mai stata in grado realmente di bloccare questo fenomeno. Quindi anche rispetto a questa cosa qui, il Bitcoin ha un vantaggio. Il terzo punto che dobbiamo analizzare è la protezione contro l'inflazione. E qui, come sappiamo, l'oro è il metallo più importante al mondo, sicuramente uno dei più popolari. Nel momento in cui le persone temono che il valore della moneta, parlo del dollaro, dell'euro, possa calare e quindi le riserve di denaro che uno ha perdono valore, o nel momento in cui si sta avvicinando una crisi economica, finanziaria, una recessione, molti investitori si rifugiano, molte anche famiglie si rifugiano negli acquisti in oro. Anche il Bitcoin come l'oro inizia ad avere questa funzione, ma è chiaro che i suoi andamenti, essendo una valuta giovane, nuova, sono abbastanza volatili, cioè il prezzo te lo puoi ritrovare su di 2-3 mila euro, il giorno dopo giù di 1000 euro, 2000 euro o 2000 dollari. Questa situazione qui mette un po' più a disagio le persone che puntano ad utilizzare il Bitcoin come conservazione della propria ricchezza contro il rischio dell'inflazione. Questo non vuol dire che l'oro non abbia fluttuato in questi anni in questa maniera qui. Chiaramente non ha fluttuazioni così repentine, ma anche l'oro ha raggiunto determinati livelli di prezzo, dovecché di nuovo calato, riducendo il suo valore del 30-40% per poi risalire. Quindi è una situazione che si verifica sia per l'oro che per il Bitcoin. La differenza appunto è che il Bitcoin è molto giovane, mentre l'oro ha una storia, diciamo, millenaria. Il quarto punto che uno deve guardare è sicuramente il potenziale di crescita. Negli ultimi 20 anni un'oncia d'oro è passata da 440 dollari a 1500 dollari, cioè vuol dire che ha triplicato, fatto un per tre, il suo valore. Bitcoin ha avuto una crescita esponenziale incredibile perché valeva, attorno al 2009,
qualche centesimo di dollaro, e poi sappiamo dove è arrivato. Se non erro, nel periodo tra il 2015 e il 2017, il Bitcoin ha fatto un 9000%, quando poi ha raggiunto il suo massimo storico di 20.000 dollari. Un altro punto è la funzionalità. Effettivamente, con loro uno può farci tante cose. Da loro si possono ricavare monete e gioielli, ma l'oro è utilizzato nell'elettronica, nell'odontoiatria, nelle attrezzature aerospaziali, nelle nanotecnologie. Quindi diciamo che ha una sua utilità tangibile, reale, concreta. Per cui esiste una certa domanda. Quindi voi sapete che maggiore è la domanda rispetto all'offerta, rispetto all'oro che c'è in circolazione, maggiore è il suo prezzo. Più cresce la domanda che l'industria fa di un determinato metallo, maggiore è il suo prezzo. Il Bitcoin invece è una creazione puramente digitale e in realtà ad oggi non può servire a nient'altro. È un sistema, diciamo, di archiviazione non fisica ma digitale di valore e è utilizzato come mezzo di scambio. Considerate che appunto nell'ultima parte ho detto mezzo di scambio, che attualmente Bitcoin sì, è scambiato, stanno crescendo le persone, le aziende che si scambiano Bitcoin. Ma comunque questa sua funzionalità è ridotta al minimo, che attualmente viene visto più come un investimento. Non è detto invece che questa situazione, dal mio punto di vista, sarà così, crescerà nel tempo, quindi sarà sempre di più scambiato. Ci sono molte discussioni in corso su, nei vari analisti, se è meglio investire in Bitcoin, se è meglio investire in oro. E io chiaramente non sono qui per analizzare queste affermazioni, queste considerazioni, perché non voglio dare nessun tipo di consiglio finanziario, perché in fin dei conti ciò che conta è la tua tolleranza al rischio, è quanto sai di una cosa e quanto ci credi in quella cosa. Cosa conosci, qual è la tua informazione, la tua consapevolezza rispetto all'oggetto che detieni per la conservazione della tua ricchezza. Qui si sta parlando di oro, che si stia parlando di argento, di un'opera d'arte. Devi essere consapevole, informato, sia se stiamo parlando di Bitcoin. Questa è l'analisi che vi dovevo tra oro e Bitcoin. Fatemi sapere cosa ne pensate. Come al solito, vi invito a quello di iscrivervi a questo canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao!